1, siamo in onda, tra l'altro con una bella musica di quelle che si sentono. A noi la musica ovviamente garba, anche perché grazie agli impianti che spesso e volentieri presentiamo in trasmissione, abbiamo ovviamente bisogno della musica. Però a parte questa, che è una piccola digressione, volevo salutarvi ovviamente e ringraziarvi per essere sul nostro canale. Parte qui la puntata di oggi, che è appunto Home Theater su Mediolanum Channel. Prima di cominciare, come al solito, vi presento i nostri ospiti. Marta De Renzio, bentornata Marta. Ciao Massimo, buongiorno a tutti. Stai bene? Benissimo, grazie. Poi parleremo dei tuoi nuovi progetti, delle tue nuove cose. Un nuovo amico che è Francesco Pellissari di Next Sound. E poi ci spiegherai perché sei voluto un po' uscire dagli standard, dai canoni, no? Dei tradizionali diffusori acustici. Hai fatto delle cose molto belle. Grazie. Allora, a proposito di musica, sì, volevo vedere insieme a te e insieme agli amici che ci seguono da casa questo nuovo modo di fare le casse acustiche. Francesco. Ogive, cose che si appendono. Ma Francesco, è soltanto una questione estetica per trovare comunque qualcuno che possa apprezzare, no, al di là degli standard, un nuovo tipo di diffusore? O è anche quasi una necessità, quella di voler cambiare? Ma in realtà io non ho cambiato nulla. E chi studiò per primo la forma geometrica del suono è un signore di nome Roy Allison, che per me fu un maestro. Roy Allison è quello che inventò i primi Twitter. Se ti muovi così, la gente secondo me dopo un po' chiede il sacchettino, eh? Te lo dico proprio di default. Ho capito, io non sono abituato, certo, alle interviste. E niente, lo studio geometrico dell'onda tira fuori delle equazioni che si chiamano quadratiche di Bessel, ed è appunto questa curva che sembra un'ogiva, però esatto, in realtà sembra il proiettile di un cannone, eh? Sì. Sì, in realtà è una forma geometrica ben precisa. Mm-hmm. Allora, questo che cos'è? Questo, cioè, si parte da qui? Questo, sì. E terracotta, io, cos'è? Ecco, la cosa particolare, diciamo, il piccolo contributo che ho dato io nel mondo dell'acustica è il materiale, che mm-hmm, mediamente è fatto in legno, o plastico, o alluminio, e invece io ho considerato un altro materiale, che è la porcellana o la ceramica in generale, che è un materiale molto particolare, perché in realtà la ceramica fa parte dei solidi amorfi. Mm-hmm. Adesso non voglio essere tedioso, ma l'amorfo è una cosa che sta a metà tra il liquido e il solido, cioè è un liquido. Mm-hmm. In realtà questo è un liquido. Non si scioglie perché ha una densità così elevata che ci mette millenni per sciogliersi. Quindi tu dici, facciamolo che duri. Eh? Facciamolo che duri. E che suoni anche un pochino meglio. E che suoni anche un pochino meglio. Senti, poi voglio dire, da qui, questa diciamo la materia prima, no? Sì. Da qui si parte per poi costruirci sopra o attraverso la vernice o attraverso delle pellicole, adesso non so che tipo di materiale usi. No, questa è tutta ceramica, per cui viene smaltata con quello che viene chiamata smalto ceramico. Quindi che come è si un facevano vetro. Le bacinelle un tempo, no? Sì, o all'inizio del secolo scorso. Un piatto di porcellana o qualunque cosa. Cioè vengono immerse proprio nella vasca di ceramica? Vengono immersi in un liquido che è una polvere, mm-hmm, in realtà è una polvere diluita nell'acqua, poi vengono inserite all'interno di un forno in alta temperatura, circa 980 gradi, si scioglie e il silicio diventa vetro. Ho capito. Per cui le smaltature ceramiche sono in realtà vetro. Ecco, quelle che vedete appese non sono delle luci, adesso non so se la camera sì, lo sta seguendo, ma sono delle casse, degli altoparlanti. Sì, allora il sistema di sospensione io lo feci non per un fattore estetico, io non sono un designer. Sono nato dopo come designer puramente per casualità o più per un fatto familiare, che vengo da una famiglia di artisti, per cui forse ce l'ho nel DNA. Quindi l'estro ce l'hai sempre avuto. Però io sono un tecnico, mm-hmm, io sono un consulente d'acustica, mi interesso d'acustica e da quando sono nato per me l'unica cosa che esiste è la matematica, la fisica e l'acustica. Sono sospese per ridurre le vibrazioni meccaniche, cioè c'è proprio un problema fisico. Una cassa acustica appoggiata al pavimento produce vibrazioni meccaniche che riducono la qualità sonora, tant'è che le normali casse acustiche hanno dei conetti, esatto, particolari che servono proprio per ridurre queste risonanze. Al che io ho pensato, invece di inventarmi dei metodi per ridurre le risonanze, io le elimino.
sospendendole, il cavo d'acciaio non prende la ceramica, ma è collegato meccanicamente all'altopallante, per cui le vibrazioni meccaniche dell'altopallante si trasmettono nel filo d'acciaio e si ammortizzano. Ho capito. Questo è un colpo geniale di un pazzo scatenato di nome Ron Arad, che è un designer inglese che nel mondo del design è molto conosciuto, che amo alla follia. Ho preso, gli ho telefonato, lui mi ha chiesto che vuoi. Io ho detto, senti, voglio disegnare una cassa con te perché sei un designer che conosco da una vita. Voglio una ruota della Pirelli che al posto... Lui l'ha presa in simpatia, mi ha invitato un giorno al suo studio e insieme ci siamo messi a buttare giù idee. Gli è venuto in mente, questa è una ruota che rotola, ma c'ha un concetto molto interessante anche tecnico, è wireless. Stereo in un corpo unico e waterproof. Per cui tu questo c'hai l'impianto audio in casa, in camera, poi pigli, ti alzi e dico io stamattina voglio farmi il bagno e te lo rotolo in bagno. Poi dici io voglio andare nella mia piscina e me lo rotolo in piscina. No, non alzarlo. Ah, perché non pesa uno sproposito? Sì. E come faccio a portarmela in piscina o in bagno? Perché lo devi avere posizionato. Cioè la corda, ti ricordi lo yo-yo? Lo devi posizionare in un certo modo. E comunque scivola... E scivola. E non si rovina, voglio dire, questa roba qua. Oh, questa è un'altra follia di Ron Arad, per esempio. Io l'avevo progettato mettendoci qua degli O-ring in gomma. Lui ha detto no, assolutamente no, io voglio vedere che si rovini rotolando. Vissuto, certo. Lo voglio vedere vissuto. Quanto costa, quanto costa una cosa del genere? Purtroppo questo costa molto. Dimmi quanto costa. 8.000 euro. Benvenuto. E mi dispiace moltissimo che costi così tanto, mi dispiace veramente tanto. Beh, oltretutto questo è il prodotto... Se ti dispiace così tanto, scendi. Allora, sembrerà strano, per esempio il mio socio non lo vuole produrre, il mio socio è scozzese, c'è un motivo. Perché questo è l'unico prodotto Nexound dove non c'è guadagno. Cioè io non guadagno 1.000 lire con questa cassa. Lo fai proprio per una tua libidine personale? Lo faccio solo per mia libidine personale. Perché questo è formato da un unico pezzo di legno tornito, sia internamente che esternamente. Quindi dal pieno riesci dal pieno a fare una cosa del genere. E oltretutto c'ho un problema di taratura finale, cioè in pratica non ho ancora trovato un metodo per fare in modo di essere sicuro che suoni bene, per cui ogni volta lo devo ascoltare. Beh, si paga anche il tuo tempo, ovviamente, in questi svariati migliaia di euro. Senza dubbio, per la mia azienda è un problema che io debba stare 2 giorni a tararlo. Certo. Senti, ma questo cos'è? Un rocchetto? Che cos'è questo? Questo è un rocchetto che ha fatto perdere 3 anni della mia vita. Questa è una guida d'onda che serve per riflettere le onde e fare in modo che questi oggetti siano omnidirezionali, cioè emettono un'onda sferica. Quindi con una cassa, diciamo, io riesco a sentire a 360 gradi il suono che riproduce? Sì. L'emissione omnidirezionale, ma questa è una cosa che si sa da 30 anni, l'emissione omnidirezionale ha circa un guadagno 4 volte superiore ad una cassa normale e ha la capacità di sonorizzare gli ambienti con una trasmissione molto superiore. Facciamo un esempio classico, ho un ristorante. Piazzo le classiche casse acustiche. Chi sta vicino sente molto forte e ha difficoltà a parlare. Chi sta molto lontano non sente niente. Con questo sistema invece è più omogeneo? Faccio un esempio velocissimo. A Roma ci sta un bellissimo museo che si chiama Palazzo delle Esposizioni. Uno solo? Sì. L'hanno completamente ristrutturato e l'architetto l'ha rifatto completamente tutto in vetro. Per cui là dentro risuona tutto. Ci avevano messo delle casse anche molto prestigiose e molto costose, non riuscivano nemmeno ad accenderle. Ah. Hanno posizionato una sola Omni, una sola, questa versione platino, e tu hai sonorizzato circa 1500 metri quadri. Bellissimo. Quindi, vuol dire, a volte nella ricerca del design si trovano anche delle soluzioni che cambiano un po'... Il punto di riferimento. Grazie per averci seguito. Termina qui On Theater, tra 7 giorni su Mediolanum Channel. Grazie, arrivederci.